Che cosa ho fatto? Non mi ricordo nulla di precedente 3 giorni fa quando mi sono svegliato qui dentro. Devo aver sbattuto la testa da qualche parte, sì. Ricorda. Sempre la stessa immagine, sempre. Perché questa musica? Il fatto è che io... Aspetta! No! Mi prendi di che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Mi prego. Ditemi solo chi me l'ha tirato. Che cosa si dice in questi casi? Mi chiamo Jay. E il mio vero nome non lo ricordo. Ho scelto di chiamarmi così. Per via di questa. Così almeno non rischio di dimenticarlo. Quando ti dicono che stai per morire, la prima cosa che ti viene di pensare è perché? 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 Solitamente pensi di non avere qualcosa a posto, ma questo non è il mio caso, no? Perché sono un condannato a morte. Sì, dice questo foglio. Allora non parlo con me. No? Dato il luogo in cui mi trovo, forse la domanda più importante che dovrei farvi è: chi mi vuole più di là che di qua? Chi? A quanto pare la situazione qui è un po' più complicata. Non mi hanno dato né una data né un'ora. Potrebbero anche entrare in questo momento e... Bang! Sparami un colpo in testa. Oppure farmi restare tra queste mura il tempo che serve. Questo è solo un presente prolungato. Che succede? Essere molto felice. Quando me l'hanno data, non ho pensato molto, dato che in fin dei conti non so molto di me. Ho provato qualcosa, ma non sono certo così sprovveduti. Nulla. 4 mura, una sedia, una videocamera. E queste 5 linee mi dicono se è fuori giorno. Spero sia una brutta giornata. È questo quello che volete? È questo quello che volete? Non potrà farmi male. Cosa si dice in questi casi?
Tutto pronto? Questi sono i soldi. Quindi si può fare. Mi hanno detto che quello che fate è tipo un'enorme sbronza. Una volta terminato tutto, i ricordi le dovrebbero tornare poco a poco. Sì. Mi scusi, lì non può stare. Dove sta andando? Venga con me, mi è stato anche detto che si potrebbe provare un grande senso d'angoscia. Vorrei ricordare qualcosa, anche solo un'immagine. Fermi tutto con questa. Non le possiamo lasciare immagini nella sua mente. Capisco. C'è qualcosa che non va? I soldi? È la cifra esatta, ci sono tutti. Non sarebbe politica della nostra società, ma data la particolarità della sua richiesta, sarei curioso di chiederle il perché. E vuole sapere il perché? Lei è felice? Ha mai usato in una frase questa parola riferendola a lei? Dicono che sia una forte emozione. Io non l'ho mai provata. Anche se fosse non mi ricordo. Troppo lontano. Ho provato a comprarla, ma i cliché hanno la detestabilità di essere veri. Ho bisogno di forti emozioni. Oggi ci sono solo debosciati. E io sono uno di loro. Come si fa a conoscere la felicità? E se non la volessimo? Il presidente di una ricca azienda di bevande gassate si sta facendo la quarta segretaria della giornata. Mentre un ragazzo muore. Andando da una prostituta a farsi togliere il primo sfizio. Allora, a cosa serve la felicità? Superare il proprio limite per conoscere veramente se stessi. Potrebbe anche essere questa la mia felicità. Oppure chi se ne frega della felicità? Solo forti emozioni. Tutto scorre. E chi può fermarlo? Sa cosa rende la giovinezza più grande di ogni altra cosa? La mancanza del bisogno di avere certezze. Certezze. Ci pensi sopra? L'aiuteremo. Alouette, je te plumerai le cou, je te plumerai le cou.